Buongiorno, mi chiamo Paolo Rubagotti, sono un perito elettronico, sono specializzato in tecniche audio-video e ho lavorato per un bel po' di anni in questo settore e mi sono appassionato molto al software, nel mio caso Buster 2.0. Poi ho visto che ce ne sono stati anche altri antecedenti al Buster 2.0 come Buzz 2.0, eccetera, che vedremo nel video. Ho deciso di venire qua nel Museo dell'Olivetti dove nasce tutto, dove nasce il computer, dove nascono queste tecnologie e quindi fa piacere vedere un software italiano che occupa poco spazio su dei computer molto semplici a livello di CPU con dei calcolatori diciamo iniziali, quindi non velocissimi, che però fanno delle imprese incredibili, cioè dimensionano e semplificano il lavoro della vita di tutti i giorni in modo molto accurato, anche perché le cose, soprattutto in quegli anni, si facevano per far sì che, fossero durature, semplici e di aiuto verso l'utente e non di complicazione. Quindi ci sarà in questo video la possibilità di vedere il funzionamento di Buzz 2.0 sull'M24 con un saluto di Sandro Gracciotti, progettista appunto dell'M24, ma anche dei fotogrammi che ritrarranno l'Elea 9003, il primo computer transistor commercialmente utilizzato al mondo, e la Programma 101, il primo computer da tavolo al mondo, e sono entrambi prodotti dell'Olivetti. E a questi scatti si aggiungerà la foto di questi progettisti e a seguire un paio di scatti di realizzazioni effettuate con Buster 2.0 che hanno portato dei risultati e dei premi anche in ambito car audio. Buona visione e vi ringrazio molto dell'attenzione che prestate per questo video. Olivetti M24, ragazzi del 1984, adesso lanciamo un programma pazzesco di Renato Giussani, il Bus 20. E Pier Francesco Fragolini. Perfetto, lascio la parola a te. La Zoom mi sembra che già esiste. Ok, Sì, magari ci aspetta, ci siamo. avviciniamo così, Allora, aspetta, va. questo programma è nato appunto per gli appassionati, per poter far sì che una Bellissimo. persona, prima che acquistasse un altoparlante, facendosi dare dalla casa costruttrice le caratteristiche tecniche, vedesse come si comporta in un box di cassa acustica. Adesso Ok. proviamo a utilizzare BusPC 2.0 per un progetto di cassa bass reflex. Quindi cassa bass reflex, inseriamo l'altoparlante già a memoria per motivi di tempistica e praticità. Quindi nel caso che uno abbia i suoi parametri che va a inserire, Small. L'unica cosa che chiede il programma è la potenza installata, ipotesi noi abbiamo 100 watt RMS, e il limite inferiore del programma musicale alla quale dovrà rispondere tutto. Resistenza 0. Possiamo scegliere tra alcuni allineamenti, noi per semplicità ne scegliamo uno, quello di tipo B4, quindi ok, la nostra cassa acustica è già stata calcolata come volume d'aria ideale, frequenza di accordo, diametro e lunghezza del tubo. Fattore di merito è il materiale della cassa acustica, per esempio credo un legno da 2 cm classico sia già in quelle 5. Interessante che dà anche la risposta meno 3 dB in 24 Hz e 89. Proseguiamo. A questo punto visualizziamo con il grafico. Visualizziamo diciamo, le possibilità grafiche, le possibilità di dimostrazione del funzionamento di questa cassa acustica, che possono essere, per esempio, di risposta ed escursione della cassa reflex. Quindi, grafico 2, otteniamo la risposta e l'escursione in millimetri. Quindi, la risposta in decibel, qui c'è l'asse X con le frequenze, e sull'asse Y ci sono sia i dB che anche l'escursione in millimetri. L'inventore dell'Olivetti M24. È vero, è lui che era. Progettista o Progettista. inventore? Sandro Inventore. Gracciotti. Ciao a tutti. Saluti. Grazie.